No, Andrea, non gioia, Andrea. Ah, parli in un modulo italiano che non so se capisci quanto niente. Quanto vale questo? No, ma vale molto. No, tipo? Vale, mediamente vale dai 15... Bon, bon, basta, se no le brindisi qua li facciamo cantando... Oh, la valciugana. Cos'è questo? Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. Professore tells us all about his role in the amazing discovery of Leonardo da Vinci's vineyard, buried under rubble in Milan for many years and rediscovered by Professore Scienza and his team in 2007. Gioia. No, Andrea, non Gioia, Andrea. Ah, se parli in un modulo italiano che non so se capisci niente. Andrea. Allora, non Gioia, Andrea, Gioia. Io voglio farvi vedere adesso quel PowerPoint che ho mandato a Jacopo. I PowerPoint ce ne sono diversi, ma uno di questi è Cronaca di una scoperta. Allora, tutto inizia nel 2014, quando la sindaca di Milano, la Moratti, chiede all'università di ricostruire la vigna di Leonardo che c'era di fronte alla chiesa Santa Maria degli Angeli a Milano, nella casa dei Latellani. Io accetto di fare questa cosa, ho detto però alla sindaca: senta, io ho bisogno di un po' di soldi perché non faccio il vigneto così a caso sui disegni, perché Leonardo aveva disegnato la sua vigna con le misure, tutto in modo molto preciso. Io voglio capire cosa c'è sotto. Il vigneto fino agli anni 38-39 era lo stesso di Leonardo. Beltrami, un architetto, lo fotografa. È lo stesso vigneto, Franco di Piede, questi vitigni, eccetera. 43, bombardamento americano, bomba incendiaria, distrugge il vigneto e i materiali delle case attorno vengono utilizzati per alzare il livello del vigneto di 1,5 metri. Questo è la salvezza del vigneto, perché le radici rimangono vive. Allora noi scaviamo tutto e ricostruiamo sul disegno di Leonardo il percorso dei viali e di dove sono le viti. Troviamo le radici, facciamo il DNA delle radici, confrontiamo quel DNA con le banche dati, mandiamo in 12 collezioni botaniche in Europa a guardare sulle collezioni del 600 e del 700, rubando un pezzo di foglia delle collezioni delle viti, se c'è un riferimento genetico con quella vite e tutte queste viti che abbiamo trovato, Amsterdam, Berlino, le collezioni botaniche. Non troviamo nessun riferimento, però identifichiamo due DNA molto distinti. Un profilo, non ha il nome, che si identifica con alcune varietà padane, e un altro profilo diverso, molto strano, molto diverso. Allora confrontiamo con banca dati tutta questa cosa qua e viene fuori una cosa curiosa, perché è imparentato con alcuni vitigni di cui noi non sapevamo neanche se fosse l'esistenza, in fondo. Uno era una Bonarda, l'altro era un Moscato, eccetera. Ma la cosa interessante è che Leonardo, nei suoi scritti, cita tre varietà. Quali? La Malvasia, il Pignolo, e l'Albana. Ma dove li cita? Nei suoi documenti, nel codice atlantico, nel codice, ogni codice. Dove c'è questa bottiglia? Dove c'è la bottiglia della... Dove c'è questa forma? Questa forma, questa qui è la forma. Poi ti spiego. Allora, Andrea, facciamo questa anche analisi e troviamo il DNA di questa malvasia di Candia aromatica che tutti pensavano prima fosse di origine greca. Candia, Creta. Invece questa malvasia non ha nulla di greco, figlia di varietà padane. Quello che ci ha ingannato era Candia. E scopriamo che Candia è un paese, proprietà degli Atellani, tra Voghera e Pavia. Pensa un po', si chiama Candia.
Questo vitigno si chiama Candia per questo paese che c'è in Pianura Padana. Quindi le reclamiamo in Italia. Allora sì. Poi c'è il Pignolo, l'altro vitigno era il Pignolo, ma non interessava poco perché non avevamo riferimenti. Allora ricostruiamo il vigneto con la malvasia di Candia aromatica, che è coltivata praticamente solo a Piacenza. Non è che sia molto diffusa. Bisogna fare il vigneto metterlo in produzione entro un anno. Non è facile. Allora cosa abbiamo inventato? Abbiamo inventato quella che viene chiamata la propagazione per margotta. Cosa vuol dire? Vuol dire che avevo preso dei germogli delle viti di malvasia, abbiamo messo attorno un vaso con della terra e in un anno questi rami hanno fatto le radici. E si chiama, ripetimi? Margotta. Margotta? Margotta con l'R. Tagliata, la pianta era alta così, portata nel vigneto, l'anno dopo era in produzione. La vigna di Leonardo è stata costruita sugli stessi percorsi della vigna di Leonardo. Allora, è diventata un'attrazione. C'era la gente fuori dalla porta. Non mi ricordo, era anche un periodo di Expo, no? Esattamente, l'Expo. Bisogna fare una gita tutti scolastica. Tutti arrivavano lì. No, la cosa interessante è che tutti quanti andavano a vedere la vigna e portavano via qualche foglia. Nel giro di qualche settimana non c'erano più foglie. Perché? No, perché le mettevano nei libri il ricordo della vigna di Leonardo. Bloccateli, se no. Dopodiché abbiamo fatto il vino, l'abbiamo fatto in anfora, un'anfora perché è poca roba. E bisognava imbottigliarlo, allora abbiamo preso la bottiglia di Leonardo. Quella originale, dal disegno. Ma io ve la faccio vedere perché l'ho citata tutto. E abbiamo chiesto ad Alessi di farci la bottiglia. Ha capito. E lui ha fatto una bottiglia apposta, sono 300 bottiglie o 250, non mi ricordo. All'anno. Che vengono battute ogni anno all'asta. Perché? Perché il proprietario della casa di... Quindi quanto vale questo? No, ma vale molto. No, tipo? Vale... mediamente vale dai 15 ai 20 mila euro. Ok, tu no, 15-20 mila euro? Io sì, no. Stai attento allora. C'è anche un'etichetta che non l'ho messa, ma ce n'ho una con l'etichetta. Allora, cosa succede? Che il proprietario della casa è quello che organizza tutti i viaggi all'estero della Scala. Tutti i viaggi all'estero che fanno loro per portare tutta la troupe della Scala. Ogni volta che aprono Metropolitan, loro fanno un'asta di 2 ore, 3 ore, offrono 20 bottiglie, 30 bottiglie e i soldi vanno a vantaggio di un ospedale per i bambini. Una bella storia questo, ho sentito non so quando, un paio di settimane fa. Allora, io ho molto materiale, ne ho tanto materiale. Allora, noi dovremmo degustare, io ne ho un'altra bottiglia di questa. Ma che annata è questa? Etichettata con una bellissima cassa di legno d'olivo, ne ho un'altra. Questa era la bottiglia per la degustazione questa. Ah, ok. Loro vogliono che noi facciamo una scheda. Okay, perché quando loro accompagneranno le prossime aste, lo accompagneranno con una scheda fatta da Vinitaly International Academy. Hai capito. Quindi è un valore in più per la nostra accademia, sì, questo sì. Voglio dire, capisci? Right. Anche sotto c'è un bel... sotto c'è... Ma questa è quale annata è questa? Non lo so, bisognerebbe... No, ma io ho tutti i dati, ma non... Okay. Questa voglio fare solo farvela vedere, per lasciamola qui, vi porto anche l'altra, la degustiamo, non è un problema quello lì. È che, secondo me, è una bella cosa da raccontare. È una bellissima storia, perché io ho chiamato... L'ho portata in Cina, in America, ho fatto una ventina di conferenze a Berlino su questa cosa qua con grandissimo interesse. Quando parli di Leonardo nel mondo, il mondo rimane allibito. Quando parli di Leonardo e lo collochi nella realtà quotidiana di tutti i giorni, di un vigneto, di un vino, di una storia, insomma, vivi la storia di Leonardo. Tu entri nella storia di Leonardo, nella sua vita. Perché apriamolo allora. No, ma lo apriamo con una commissione, così facciamo una fotografia, 5 persone degustano, eh? No, 5 persone degustano, no, sì, facciamo una cosa okay. In grande stile. Allora, con questo chiudiamo, facciamo un brindisi. Bon, basta, se no il brindisi qua li facciamo cantando quando saremo fora Valciugana. Cos'è questa? Andrem trovar la mamma. Okay, ready?
Cheers. 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 Avanti. Okay. Ricordatevi che il Lambrusco è il nome più vecchio di ogni vitigno dato in Italia. Il primo che l'ha scritto è stato Virgilio. Virgilio scrive nella nona egloghe, una bellissima, così, cita per la prima volta il nome Lambrusco e dice Lambrusco è queste viti che venivano mangiate dalle capre, vite selvatica. Perché la parola Lambrusco non è una parola latina, è perché Virgilio era un personaggio curioso, lui era di cultura etrusca, non latina, diventato poi, lui usava moltissimi sostrati etruschi. Questa è una parola indoeuropea dove le due parti della parola, lam e brusco, rappresentano due cose strane. La prima, lam, che è una cosa, un fallo di pietra. Vuol dire vino che viene dove ci sono tante pietre, selvaggio, capisci? E allora, sì, è brusco. Lam, brusco. Brusco è una desinenza che definisce la feracità, la essere selvaggio, non brusco, acidità, non brusco. Allora dice, la parola deriva, descrive per la prima volta un vitigno, che è selvaggio, che è diventato il sinonimo di tutte le viti selvatiche. E che gli americani, poi gli europei in America, hanno attribuito alle viti selvatiche americane, la vitis, la brusca, ma l'origine è la stessa. E quindi Lambrusco ha una storia straordinaria, è veramente il vitigno più antico descritto, il Lambrusco. Non l'hanno mai utilizzata questa storia, ma sarebbe da utilizzare. Per me è finita. Oh, è torbido quello che è naturale. Even with the Brindisi there is a history lesson. Cheers. For more fascinating interviews from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Cin cin, and thanks for listening.